benvenuti ad Automoto Retro News prima edizione. Partiamo subito dal servizio dedicato ai festeggiamenti per i 50 anni di quella che è stata definita la donna più bella al mondo, ovvero la Miura. Ai nostri microfoni Paolo Roseo con il dottor Fabio Lamborghini. Eccoci nel nostro salotto di dimensione vintage, quindi il padiglione 2 nell'area sopraelevata. A venirci incontrare, posso dirlo, un amico, un caro grande amico che ci ha raggiunto dalla terra emiliana, grandissimo Fabio Lamborghini. Buongiorno Fabio. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sono venuto qui come visitatore e ovviamente conosco l'organizzatore, il caro Giannoglio, bravissimo. Mi tratterò anche domani sabato. Questa fiera è importante, questa fiera dove c'è un'ampissima esposizione. Ho visto i padiglioni interessantissimi, direi quello dell'Asia Storico, dove ci sono una parte della collezione che era di Bertone, quindi sono contento che sia finito nelle mani dell'Asia. C'è anche un'altra cosa molto importante qui a Automoto Retro, i 50 anni della Miura, quindi penso che ti fa particolarmente piacere che venga festeggiato un riconoscimento così importante per la vettura più bella di sempre. Assolutamente sì, quest'anno è un anniversario importante, si celebra questa macchina, questa che è entrata nel mito, questa vettura che nel 66 ha rovesciato il concetto delle auto sportive, auto veloci. Ci sono ben 5 Miura in questo spazio, per cui qualcosa di fantastico, qualcosa di molto bello, che fa onore a Bertone ma soprattutto fa onore a Ferruccio Lamborghini, che è riuscito a dare un'anima a queste splendide carrozzerie. Si è tenuta una conferenza stampa all'interno dello stand dell'Ape e della Vespa, in cui hanno raccontato la filosofia del club e le colorate iniziative. Vediamo il servizio. Siamo in compagnia degli amici, forse i più colorati, del padiglione numero 2. Benvenuti a questa edizione 34esima di Automoto Retro. Grazie, grazie. Siamo contenti di essere qua. Abbiamo avuto l'opportunità di esserci e ovviamente non ce la siamo fatta mancare questa occasione di portare il nostro colore e niente, siamo contenti di essere qua per questi 3 giorni simpatici. L'Ape è simpatia, quindi dove c'è simpatia c'è Ape e quindi anche qua siamo voluti esserci. È tutto per questa edizione, ci rivediamo con quella pomeridiana alle ore 16:30. Grazie a tutti, buona giornata!